Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andiamo a girare l'ennesimo video sulle calle. Andrò a fare un tutorial pratico perché tante volte viene chiesto da chi guarda soprattutto i video o all'interno del Portale del Verde, viene chiesto come mai la calla non fa i fiori, una delle domande più classiche. E la risposta è molto probabilmente si è sbagliato dove metterla. La posizione non è quella giusta. Adesso vi faccio vedere io che ho qui tante piante, alcune le vedete già alle mie spalle, ho la stessa identica problematica perché in questo momento ci sono delle calle, guardate queste che potete vedere qui da questa parte, ci sono delle piccole foglioline che spuntano, guardate, ci spostiamo un poco e tra l'altro vedete vince addirittura l'erba sulle calle, quindi la calla è molto debole, ma guardate appena più in lì la calla addirittura è già fiorita ed è rigogliosa, guardate dall'altra parte, vedete come sono belle e rigogliose. Come mai qui è così? Molto probabilmente qui il terreno non è lo stesso che dall'altra parte, sotto vi sono dei sassi che magari dall'altra parte non ci sono, quindi il terreno drena molto di più, la calla vuole anche un poco di ristagno d'acqua, cioè vuole un terreno abbastanza molto bagnato, quindi molto probabilmente qui invece il terreno sotto ci sono dei sassi e l'acqua va via troppo velocemente. Adesso andremo a vedere come rimuovere la calla da una posizione sbagliata e soprattutto una volta che l'abbiamo rimossa dargli ringiovanirla. Come? Dividendola, faremo proprio la divisione. Adesso andiamo a vedere come si può cavare dal terreno la nostra calla. Bene, allora io ho già iniziato un attimino il lavoro per portarmi avanti per non annoiarvi troppo con il video. Cosa ho fatto? Non ho fatto altro, ecco, l'attrezzo giusto è il piccone in questo caso. Non si fa altro che creare un solco intorno a dove noi vediamo le foglie, quindi questa operazione se la fate quando, consiglio che vi do, aspettate che arrivino le prime foglie. Certo, sarebbe meglio farlo d'inverno perché la pianta è ancora nella fase dormiente, ma se lo facciamo adesso abbiamo la possibilità di vedere perfettamente la circonferenza del rizoma. Il rizoma in questo caso riesco a capire che è circoscritto qui, senza le foglie non sarei stato in grado di farlo, quindi c'è il pro e il contro. Se lo facciamo d'inverno la pianta soffre di meno e riparte subito, però la calla è una pianta rustica, quindi non teme anche questi primi caldi precoci che ci sono stati in questo aprile. Quindi andiamo a creare un solco, andiamo giù un po' in profondità e cerchiamo di liberarla dalla terra. Togliamo un poco di terra. Ok, una volta che l'abbiamo liberata, guardate, già si muove un po', si va sotto bene, colpo secco, sbagliato, lo rifaccio, c'è sotto un sasso qua, è uno dei motivi perché non cresceva, vedete? Eccola qua, vedete che si è staccata, a questo punto abbiamo, si è già divisa in due, abbiamo la nostra prima porzione, poi abbiamo la seconda. Allora, questa è una calla che, come si può vedere, non sta bene, i rizomi si staccano, non ha un tubero centrale, sono tutti, vedete, dei piccoli tuberi uno di fianco all'altro. Questa è una pianta che necessita, appunto, ho fatto bene a toglierle, toglierò a questo punto anche le altre. Cosa fare quando otteniamo una situazione del genere? Non far altro che prendere una vanga, la si prende, colpo secco e la si divide. Abbiamo diviso in questo caso la calla, gli diamo logicamente qui, andremo, qui si può dividere ulteriormente, quindi andremo a dividerla un'altra volta, facciamo magari dei vasettini più piccoli. Non abbiate paura, il tubero dove si rompe, come in questo caso, non c'è nessun problema perché la pianta in poco tempo da qui riparte.
Ecco, questi sono tutti tuberi comunque che se noi li mettiamo in una buona terra, una terra abbastanza grassa, una terra soprattutto un vaso che noi teniamo umido e molto bagnato, queste sono tutte calle che gli daremo una nuova vita. Messe in questa posizione abbiamo visto che non crescevano bene, al contrario delle altre calle che invece stavano crescendo. Quindi questa operazione si rende necessaria quando noi vediamo la pianta in sofferenza. È inutile spostare le calle quando le calle stanno bene, ma quando vediamo che fanno foglie molto esili e soprattutto poche fioriture, la poca fioritura della calla è un chiaro segnale: abbiamo sbagliato la posizione, quindi bisogna cambiargli la posizione. E una volta che stiamo facendo già questa operazione, insomma, rinnoviamogli anche il terreno, diamogli magari giustamente una pulita, ma soprattutto in questo caso dividiamola. Abbiamo ottenuto, guardate, qui può venire fuori un bellissimo vaso di calle. Di che dimensioni? Questa è una spanna, sono circa 20 cm di tubero, mettiamogli almeno un 40-50 di vaso, quindi lei in mezzo e tutta la terra intorno e sotto, verrà un ottimo, bellissimo vaso di calle. Spero di essere stato utile con questo video, vi invito sempre a mettere un bel pollice in su e iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!